è lunedì, quindi faccio merenda e mentre... Bentornati sul mio canale. Come avrete notato, questa è una location differente. Infatti sono tornata a casa. Per chi non lo sapesse, io sono una studentessa fuori sede che vive a Piacenza, ma in realtà sono di Padova. Mia mamma vive qui, il resto della mia famiglia vive a Budapest, ma questa è tutta un'altra storia. E sono tornata dopo l'esame per passare un po' di tempo con mia mamma, che è da un po' che non la vedevo, e rilassarmi un po' qui a Padova. Oggi è lunedì 23 gennaio e sono in modalità vacanza. Questo perché ho dato il mio ultimo esame e le lezioni mi ricominciano fra 2 settimane. Questa settimana non so bene ancora cosa farò. Intanto la inizio qui a Padova e poi vedrò quando ritornare su Piacenza, mentre la prossima settimana andrò in montagna a sciare a Predazzo con Jimmy e la sua famiglia per il compleanno di Jimmy. Quindi questa settimana vi porterò con me in cosa mangio, in cosa faccio e probabilmente anche durante i miei allenamenti in palestra, dipende se riuscirò a filmare, ma di per sé sarà una settimana molto tranquilla in cui non ho particolari cose da fare perché finalmente dopo 3 anni sono in vacanza. I piani di oggi non sono tanti. Questa mattina voglio andare al mercato a fare un po' di spesa, perché finalmente posso comprare la frutta e la verdura al mercato e non al supermercato o al Lidl. Sì, non vedo l'ora. Ritornare dai miei banchettini che mi conoscono benissimo. Bellissimo. Mentre nel pomeriggio farò un po' di shopping, mi dedicherò a cercare dei dopo sci e cercherò di organizzare un po' il viaggio che io e Jimmy stiamo pensando di fare nel periodo di agosto. Abbiamo in mente una meta, però devo trovare il modo di arrivarci e fare questo viaggio a prezzi leggermente più bassi. E poi nel tardo pomeriggio andrò nella mia vecchia palestra di quando abitavo qui a Padova, sfruttando l'ingresso gratis di un mio amico. E mi allenerò. Detto questo, comunque sono in modalità relax, il mio cervello sta lentamente staccando la spina e questo lo noto dal fatto che la mattina comincio a svegliarmi sempre più tardi. Io in periodo esami, mentre sono in fase di studio, mi alzo sempre alle 7. Più si mi avvicina l'esame, più comincio a svegliarmi prima, a dormire di meno e arrivo all'esame infatti che la mattina mi sveglio alle 5 e mezza e poi sono distrutta. E poi quando vado in modalità relax comincio a dormire sempre di più, infatti adesso mi sto svegliando più o meno verso le 8. E infatti quanto dormo dipende molto dallo stress, dall'ansia pre-esame che ho. Quindi adesso posso tranquillizzarmi. Come sempre non sono sola, c'è l'immancabile Luna. La faccio salutare. Ciao! Ciao! Saluta. Quindi iniziamo questi giorni insieme. Inside the thought that I wrote, all of the words that we spoke, yeah, only with our eyes. Sono appena tornata dal mercato e sono rimasta un pochino delusa perché purtroppo non c'è niente che costi meno di 3 o 4 euro al chilo. Quindi ho dovuto ripiegare sulle verdure di stagione e quindi principalmente i cavoli. Avevo già del cavolfiore, quindi ho comprato questo cavolo romanesco, che secondo me è una delle cose più belle che c'è in natura. Poi ho preso delle banane e mezza zucca. Recentemente ho notato che l'abuso di zucca d'elica mi causa un pochino di gonfiore e flatulenza. Quindi mi sto impegnando a limitarne l'uso perché ho notato che se ne mangio una quantità normale, quindi considerando una porzione un quarto di zucca, allora non ho questo problema. Mentre se ne abuso, e io sarei capace anche di mangiare una zucca tutta in una volta perché è troppo buona, allora ho questo problema. Probabilmente per le troppe fibre, se no non saprei che altro motivo, perché alla fine è verdura, quindi non saprei quale altro motivo potrebbe essere. Però intanto ho scoperto di non essere l'unica, anche altre persone mi hanno detto questo problema e probabilmente quindi è quello.
Quindi per pranzo oggi mi farò un riso con zucca, feta e i piselli. I piselli non sono né quelli surgelati compri né quelli in scatola, ma sono dei piselli freschissimi coltivati nelle terre di mio nonno che mi sono stati portati circa un annetto fa dall'agricoltore, che poi io ho congelato e adesso utilizzo quando sono a Padova. Per ottimizzare tempi e pentolame cucinerò tutto in uno. Praticamente metterò un po' di acqua a bollire, poi aggiungerò i piselli, poi dopo 2-3 minuti che stanno bollendo aggiungo il riso e alla fine cottura scolerò tutto insieme. A parte cucino e salto in padella antiaderente la zucca e poi aggiungo la feta a cubetti. Questo è uno dei miei pasti preferiti. E qui ci sarà da ridere, perché tutte le ciotole sono a Piacenza, quindi mi devo accontentare di un piatto. Potrò mangiare direttamente dalla padella in realtà. Tra una cosa e l'altra, dopo pranzo, ieri una ci siamo addormentata sul divano e mi sono appena alzata. Adesso sono circa le 4:30, quindi faccio merenda e poi comincerò già a prepararmi un pochino di cose per la cena. Ho deciso di fare una semplicissima pasta con il pollo e il cavolo romanesco, che cucinerò in padella come solitamente faccio il broccolo, quindi staccando le rosette e facendole lessare in padella. Taglio il pollo a cubetti e lo lascio macerare in succo di limone e un mix di spezie che mi porta mio papà dall'Ungheria. Comunque tipo anche si può usare benissimo il curry o la curcuma. E lo lascio macerare in frigo mentre sono fuori. In questo modo torno a casa e mi trovo il pollo già pronto, le verdure già cotte. Devo soltanto mettermi a cucinare la pasta e cucinare il pollo e poi assemblare il tutto. E posso mangiare velocemente. Buongiorno a tutti, oggi mi sono svegliata con la voglia di fare. Come avrete notato, ieri è stata una giornata molto lenta e proprio vuota di eventi, perché dopo settimane di studio, notti insonne e un weekend di shopping, cosa che con Jimmy fare shopping è una specie di tour de force, perché noi andiamo agli Outlet Village e ci passiamo tutta la giornata, quindi ci portiamo anche il pranzo fuori ed è tutta una giornata in giro a destra e a sinistra per negozi e è sfiancante. Quindi dopo settimane così, un weekend così, avevo proprio bisogno di una giornata in cui non volevo fare niente, riposarmi. E così è stato. Come avete visto, praticamente ieri ho soltanto dormito e mangiato e alla fine sì, mi sono allenata. Ma oggi mi sono svegliata con la voglia di fare e la voglia di ottenere cose, di fare cose. Perché una cosa che a me piace tantissimo è arrivare a fine giornata e ripensare a quello che ho fatto durante il giorno e sentirmi soddisfatta di ciò che ho compiuto. Possono essere magari anche piccolissime cose, mini obiettivi, ad esempio scrivere qualcosa oppure sistemare qualcosa, o anche le più grandi, andare a destra, andare a sinistra, completare qualcosa, e mi fa sentire soddisfatta di quello che ho fatto, della mia giornata e di come ho impiegato il mio tempo.
quando ho delle giornate in cui sono tutto il giorno a casa e non faccio davvero niente di sostanza, a fine giornata mi sento un po' inutile, come se avessi sprecato il mio tempo. Ieri ci stava perché ne avevo davvero tanto bisogno e mi è servito infatti per energizzarmi per la giornata di oggi e per le prossime giornate. Questa mattina mi sono svegliata e già ho compiuto una piccolissima cosa, però mi fa sentire soddisfatta, che è il tritare semi di lino. I semi di lino li vendono solitamente in semi interi, però il nostro corpo non li assimila se sono interi, perché i principi nutritivi essenziali sono all'interno del seme. Il nostro corpo non riesce a rompere il seme e a prendere i principi nutritivi, e quindi se sono interi praticamente è come se non li mangiassimo, passano attraverso il nostro corpo e da come entrano escono. Quindi è molto importante mangiare i semi di lino tritati, e infatti li ho tritati mettendoli nel Bimby e li ho lasciati andare fin quando non si sono resi in polverina, al che poi li ho messi in una scatola di plastica perché mia mamma non è così attrezzata con i barattolini di vetro, o meglio glielo porto tutti via, e comunque li conservo o fuori, se no un tempo li conservavo anche in freezer. In realtà devo vedere qual è la differenza, se c'è differenza, però ho notato che anche conservandoli fuori non vanno male. Poi questa mattina farò delle altre piccole commissioni per mia mamma, e poi la cosa più bella della giornata è che a pranzo andrò a casa della mia amica Linda, anche conosciuta su Instagram come Pancakes Addiction, e pranzeremo insieme. Lei ha fatto un corso di cucina sia vegetariana che anche senza glutine, quindi sa tutte le cose e io mi fido tantissimo, quindi non ho assolutamente alcun problema ad andare, anzi sono felice che mi cucini perché è bravissima e ogni volta che posta un suo pranzo o un suo pasto, tipo, sai quando vorresti che il telefono lanciasse fuori l'immagine che vedi e te la potresti mangiare? Ecco, uguale. Quindi sarò a casa sua per pranzo e poi andremo ad allenarci insieme in palestra. Andremo alla McFit di Padova e per me sarà un'esperienza nuova perché io non mi sono mai allenata insieme a qualcuno. Sono stata allenata da magari un coach, un personal trainer, però mai insieme a qualcuno. Quindi non so nemmeno come si fa, come ci si comporta, ma vedremo. E basta, questa quindi questo dovrebbe essere il piano di attacco. Vi porterò con me in questa giornata che è almeno un pochino di più di eventi rispetto a quella di ieri. E andiamo. La luce. Food blogger all'opera. Spaghetti multicereali con crema di zucchine, tartare di tonno alle nocciole. Buon appetito. Buon appetito. This time we will win.
joined forces. Castles and dragons, the battle begins. And I, are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins. And I, are you with me? This is our kingdom. If we just try, yeah. And as long as we have our backs, we'll never, our foes come by. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Workout con Linda vi sia piaciuto. E poi ieri abbiamo finito l'allenamento facendo un po' di stretching. Sinceramente è una cosa che trascuro spesso, soprattutto perché non ho fantasia, non so bene cosa stretchare, come stretchare. Però ho trovato molto utile nell'app di Runtastic la parte su flexibility, che ti fa vedere un sacco di esercizi per fare lo stretching. Quindi abbiamo guardato un po' di quelli e abbiamo passato anche 10 minuti a chiacchierare e stretchare. Poi sono tornata a casa e mi sono preparata la cena, che non è assolutamente ai livelli dei manicaretti di Linda, però mi sono fatta una pasta al pomodoro col quark, e poi mia mamma mi ha preparato un fuso di tacchino, mentre per lei preferisce le ali, con del cavolfiore di contorno. Io concluderei qui questo vlog perché so che è già abbastanza lungo, spero che questi 2 giorni con me vi siano piaciuti. Per chi mi ha chiesto dell'esame, l'ho passato, ho preso un voto che non mi aspettavo, sinceramente mi aspettavo molto di più. Però so di aver dato il massimo in questo esame, so che comunque è un annuale, quindi fa meglio con l'esame che darò a giugno, quindi per il momento lo tengo. Non devo registrarlo, quindi il buono dell'università è che finché non hai registrato un voto puoi sempre cambiare, puoi sempre rifarlo, puoi sempre cercare di fare di più. Per il momento mi accontento perché so davvero di essermi impegnata un sacco, so di essere stanca anche, e so che non riuscirei a ridarlo e prendere un voto migliore. Quindi per il momento mi accontento e sono felice di quello che ho fatto. Detto questo, io vi saluto. Probabilmente il prossimo vlog sarà quello della vacanza in montagna con Jimmy sulle piste. E spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio davvero tanto perché siete davvero di continuo supporto. E il fatto che ricevo tanti commenti positivi mi motiva a continuare con quello che sto facendo, che è semplicemente filmare la mia vita, perché non costruisco tutto quello che vedete, questo è semplicemente quello che faccio, quello che sono davvero,
e l'unica differenza è che lo filmo, quindi per me è proprio una gioia anche vedere che è apprezzato e che trovate qualcosa di positivo in quello che faccio, quindi mi motiva a continuare e andare sempre avanti. Quindi davvero grazie, io vi do un bacio e ci vediamo nel prossimo video.